Qua decidono loro come si fanno le gare. Abbiamo quasi vinto la fine. Sì. L'ho scaraventata nel campo. Io ho visto uno che è entrato nella piscina dell'altro con la testa. Caricare anche qua. Lotus è il top. Questo è turismo, non è scarico. Eccolo, finalmente, Joe, com'è? Benvenuti, baci. Benvenuti nel mio attico a Dubai. Pizza al volo a mezzanotte. Domani, dove si va a mangiare? Domani è Lulo. Allora, Joe, domani pranziamo insieme, ma solo un posto dove si paga tutto un euro. Da domani inizia lo show. Buonanotte a tutti. Ciao a tutti ragazzi, è il capitano di Pirenti del Pendola. Buongiorno, finalmente. Ecco qua un po' di macchine, cominciano a passare. Siamo qui giorno 1 perché ieri era trasferimento, era il viaggio. E oggi come si comincia la giornata? Giornata pre-gara, perché domani c'è la grandissima Gran Fondo di Dubai nel centro. E oggi come iniziamo? Sgambata al Nas e poi in spiaggia. Questa è per caricare in serata. La pizza di quando il capitano è arrivato in crisi, ieri sera a mezzanotte, finito. Bel pizza hut, veloce, no? Crisi di fame, ragazzi. Oggi quando facciamo in bici? Siamo poco. Un'oretta? Sì, no. Però si carica comunque, anche se non c'è intensità. Il garone domani, 2 ore tutta. Pane bianco, bellissimo. Miele, bello economico. Non si sa come mai è la cosa che costa più in assoluto qui a Dubai. D'oro giallo. 4 fette, non di più perché siamo a dieta. E dopo mettiamo 1 chilo di miele. Dobbiamo sempre abbinare le proteine. 30 grammi per svegliarsi fuori. Un bel ginseng gommoso. Altro che Haribo. B12, antidepressivo. Se guardi fuori è nevega, 2 ste qua e sei a posto. Multivitamina, il segreto dell'endurance. Betalanina, diretta dal misurino. No, se no dopo le brucia il stomaco. Guardate il capitano cosa mangia per colazione. Ragazzi, i Lotus. E adesso, come fa il grande Gafu, passiamo alla parte di integrazione. Giro leggero, quindi facciamo solo una borraccia a 60 grammi. E poi un bel elettrolita, perché si suda qua. Seconda borraccia, solo acqua, per buttarsela in faccia quando c'è un caldo bestia. Che completo mettiamo oggi? Completo classico. Ancora 2023, non sei ancora pronto a quello 2024? Vediamo, mi sa che sono pronto. Ale Vision presente, ragazzi. Frighetto tattico, qua sempre da bere, bello fresco, bisogna averselo dietro. Ok, dai, gira la fotocamera, facciamo l'auto. Fine. Adesso andiamo a vedere il capitano se è già arrivato alla pista o no, o se sta cercando ancora la strada. Guarda come frulla. Com'è Gio, aggiornamenti? Bene, bene, stiamo mettendo il capo, chissà dove è andato. Ho trovato qualche bellezza. Ho sbagliato strada come penso, mi è andato al mare. Ah, vogliono fare il nuovo full performance a Dubai. Eccolo! Sono blocco a 300 rpm da mezz'ora di carro. Andiamo. Pop. Come siamo arrivati qua? Guarda che posti. Qui nel canale, meglio di Venezia. Guardate qua ragazzi che stile del capitano, caschetto, perché sennò poi giustamente anche mi dite su e niente, via andare. Gamba bella fresca, domani si plana. Perché fare il classico giro di scarico quando puoi venire qua sotto? Questo è turismo, non è scarico. È peso di Rimini qua, ma che roba, che è un carnaio. E ora eccola qua, ciclabile sul mare, qua si va in bici, lì si corre. Ecco cosa succede a saltare su e giù nei marciapiedi. Sempre avere la bici gravel. È lui che va su e giù per i marciapiedi. Guarda quella, tu non hai avuto nessun problema. Dove siamo andati? Spiegagli un po' la gente, perché non sa niente rispetto a tutto questo. Tutto lungo spiaggia, fino al Burj Al Arab, bellissimo hotel Vela. Quanto costa di dormire lì una notte in media? Dai 1000 euro in su. Allora Gio, spiegaci il segreto per andare a mangiare nei centri commerciali a Dubai. Quando sei in macchina si suda sempre, quindi mai le sudate si cambia. Bisogna avere dietro sempre il cambio qua. Cochina. 1 litro abbastanza, beh. Pranzo per gara di oggi dopo 2 ore di bici. Carboidrati con verdure. Poi vediamo qua, lasagna col pollo e un po' di grassi. Bel wrap con sempre un po' di proteine con l'uovo e verdura. Totale speso? 4,48 euro. Cosa stai scegliendo Gio? Un po' di carbo. Il dolce ci sta sempre. Il dolce sempre. Unboxing, wow! Caricare anche qua. Che buono, il Lotus è il top. Abbiamo mangiato, ora sono le 5 e qua il discorso è che ci vuole sempre mezz'ora per andare ovunque, quindi il tempo vola. E sponsor qua, sponsor per fare l'unboxing del pacco gara. Unboxing, eccolo qua. Tra un abbiocco, un riposino, chiamalo come vuoi, sono già le 9 del giorno pre-gara. Sono finito, non so sia se lo jet lag o cos'è, non lo so, il viaggio, lag, forse il jet lag di 3 ore. Unboxing. Tanto il sacchetto bellissimo, imponente, per mettere la roba sporca è l'ideale. Pochissima gente tra l'altro è scritta. Numero da mettere sul casco, braccialetto per prendere i panini a fine gara, sconti per cose che non si serviranno mai. Attenzione, questo è bellissimo.
saga, me l'ha messo dentro lui. Chip, qua abbiamo il chop. Prima roba, cavasto qua che l'hai da panno. Finché non te sbuse. E se te sbuse? Non è più da panno, se qual era come l'oro. Qua come funziona in caso di foratura? Te sali sulla macchina che è drio 10 ore. Che notizia è arrivata? Le griglie UCI Elite chiudono alle 5.40. Domani ancora si parte quindi? 4.30. Svegli alle? 3.30. Qual è il segreto di domani? La vera missione? La missione è l'arrivo praticamente. C'è un bel villaggio. Quindi basta andare lì con un bel sacchetto. Da veri italiani. Buttare solo tutte le barrette. Più barrette che è, più vediamo se rientra l'iscrizione che è tipo 1.000.000 euro. Va che tirato che sei, Gio, va che tirato. Numero messo alla perfezione dalla moglie, ragazzi. Come un pro. E dietro cosa hai messo? Un'anteprima. Mostra il nuovo contenuto che in Italia non esiste ancora, secondo me. Questo è un Haribo squishy, praticamente è come mangiare una... Avete mai visto questo Haribo, ragazzi? Una zolletta di zucchero. Caboia, oh, ci sono in bocca. È impressionante. Lente specchiata, via. E mettiamo una bellissima lente chiara, gialla, che va benissimo anche col sole, ma anche quando la luce è veramente poca. Perché sennò tutti quanti con i loro Oakley da 100.000 euro partono con gli occhiali sopra la testa e fanno tutta la gara, perché quando arrivano c'è ancora buio. Tra l'altro adesso siamo anche professionisti, perché Van Rysel prima era una marca scarsa, adesso invece... Sottovalutata, ora... Pro Tour, cioè, guarda che aero. E adesso verrà fuori la schifezza come al solito. Guarda che bene che è venuto, senza neanche una curvetta. Pregara, il bici sporca, però... Però controlliamo le gomme, visto che sono belle lisce, fine, così. Quindi controlliamo con un panno umido se c'è qualche cosa piantata dentro o qualche perdita. Hai raddrizzato le leve. Siccome ho visto che tutti quanti se ne sbattono, io ho messo le leve drittissime, adesso le metto un po' in dentro, leggermente. Prima cosa, siamo amatori. Seconda cosa, la gara domani è una gara di gruppo dove ti devi sfilare gli ultimi 5 km, quindi che squalifichino pure quelli con le leve in dentro. Oh, ma fai ancora la pasta davvero italiana qua a Dubai? Pensavo facessi con l'acqua spenta. Mantieni tradizioni. Tradizione sempre. La pasta è la solita, te la sei portata dall'Italia, ha il gusto diverso, perché dice che lei è diversa all'estero. Sempre la solita, bella chimica. 200 grammi. Opla. Domani mattina non mangiamo niente, solo qualche carbo liquido. Come fai ad avere ancora fame? E ovviamente si preparano anche le borracce. Due da 80 e una da 60 da bere prima. Fil de olio, proteine, ovviamente che non bevi insieme, spero. Pasta dalla pentola, un po' di grassi buoni. E si può o grattugiare o mangiare così. Dopo oggi non puoi non avere la gamma piena. Due platini, ci siamo. Buongiorno ragazzi, ci siamo. Ore 4:15 ragazzi, siamo giù nei garage con Joe che sta gonfiando le ruote. 7.2 davanti, 7.5 dietro. Che copertoni monti? Davanti GP 5000 TT, velocissimo dietro 5000S. Iniziamo di carbo. Com'è Gio questa mattina? Come ti sei svegliato? Benissimo, bello fresco, gamba fresca. Per qualificarsi cosa bisogna basterà fare? Posso arrivare ai 25% di categoria. Pensi di farcela? In teoria sì, vediamo adesso. Cos'è tutto sto casino, piene di macchine, parcheggi? Dove siamo qua? Siamo all'Expo Dubai, bellissimo parcheggio immenso. E qua c'è la partenza, dobbiamo trovare perché sarà 5 km. Guarda ragazzi, là omini con la luce come in aeroporto. Tutti che pensano, te vai in mezzo al deserto, a Dubai, che venti, vuoi che ci siano sport, non ne trovi. Qua sono non all'avanguardia, di più ogni settimana c'è un nuovo evento per ogni nuovo sport. Mamma che finitezza ragazzi, ci vuole grinta stamattina, ma tanto Sono ora le 5, che ora italiana sarebbero le 2 di notte, ma vabbè dai, ci si adatta. Ieri ore quelle più belle secondo me. Hai tutto in tasca, Haribo ce l'hai, barrette, jacket, non so quale. Giacchettino fondamentale, EDP sempre. Ore 5.20, quanto manca lo start e dopo quanto bisogna entrare in griglia? 20 minuti per entrare in griglia e poi ci sta un'ora lì a aspettare. Breve descrizione del percorso. Corso pianeggiante. Chilometri? 94. Percorso in autostrada, 6 corsie. Poi si arriva qua all'Expo, 6 km tecnici, quindi... Meglio levarsi dai cocco. Pastiglione di caffeina, ce lo mettiamo qua e un'ora prima si mangia. Chip alla caviglia. Come triatleti. Oh Giù, ma mi spieghi questa storia della Dubai, pulisco? Cosa sono? Sono poliziotti? Poliziotti che gareggiano e vanno fortissimo. È una selezione che fanno tra i migliori atleti che ci sono in zona, come funziona? 90% zona e gli altri li prendono da... Come si fa per entrare quindi? Come ovunque conoscenze. Forti e conoscenze alla fine. Ed ecco qua i migliaia di ciclisti che cominciano ad andare tutti in griglia. Comunque sono tantissime ragazzi, le bici e le macchine fuori dal comune. Caffettino ragazzi, siamo entrati qua nel villaggio di partenza con il pass che ci ha lasciato il nostro buon amico Joe. Qua c'è di tutto, prodotti dei vari sponsor, integratori. Ah che robetta ragazzi, che robetta. Finalmente arrivati in griglia, non c'è fine ai partecipanti, da in fondo non riesco neanche a vedere l'ultimo. Eccoci qua, abbiamo trovato Joe in griglia, pronto col Kaiser, com'è? Ciao. Sensazione alla via della grandissima Gran Fondo Dubai. Sopravvivere il primo chilometro e poi quando si entra in autostrada limare il più possibile, poi gli ultimi 15 km lì si aprirà. Carico Joe, pronto. 3,
2, 1, get and go! Enjoy yourself, have fun! Ale, ale, ale! Partiti ragazzi, partiti! Adrenalina a mille ragazzi, sono un'infinità! Ale Vision sempre lavoro e qua la concorrenza. Qua un bel transfer ci ha portati in zona arrivo, perché era circa a un chilometro dalla parte iniziale dal Visitor Village. E niente ragazzi, l'organizzazione ha già deciso di collaborare, ha chiesto al fratello del capitano Ale Vision se può passargli un po' di file che dopo useranno sui loro siti, pagine social e quant'altro. Siamo nelle fasi finali, la tensione sale, ancora una decina di minuti e saranno qui all'arrivo. Media altissima tra i 45 e 50 km orari. Su queste strade possiamo dire che veramente si plana, bisognava solo stare nelle prime posizioni e giocarsi tutto nel finale, nella volata, perché la fuga oggi non penso che arrivi. Un chilometro al termine dalla regia ci dicono che c'è una piccola fuga ancora fuori ragazzi, pazzesco. Ultimo chilometro, ecco le prime macchine, ultimo chilometro, ancora qualche istante scopriremo il vincitore della Gran Fondo di Dubai e soprattutto scopriremo se i nostri atleti si qualificheranno al mondiale 2024. Eccoli, li vediamo in fondo al rettilineo finale ragazzi. Vediamo ancora tre uomini al comando, ultimi 400 metri ragazzi, chissà se saranno ripresi, se arrivano è un'impresa epica. Congratulations, you have finished this year. Follia ragazzi, impresa ragazzi, che impresa Madosca, è riuscito ad arrivare da solo con il gruppo che rinveniva da dietro, lanciatissimo. Eccolo, è arrivato col gruppone. Oh, ma che numero ha fatto, è arrivato uno da solo con 5 metri sul gruppo. Sono salvo. Pazzesco. Mai molar! Mille accelerazioni all'inizio, per niente, perché tanto si andava via forte. Partenza, pronti via, com'è andata? Ma è tranquillo, tutti in gruppo, in scioltezza. E dopo qua abbiamo provato, abbiamo preso un po' di metri. Quanti chilometri dalla fine? 10 più o meno. Io ho visto uno che è entrato nella bici dell'altro con la testa, io mi sono fermato perché è stata roba orribile. È stato un bigolo che dovevo passare in mezzo, invece ho frenato. E niente, ti pensavo morto, eravamo tutti preoccupati. Spero di non aver rovinato la calza. Però ho girato anche la ruota, mi sa. Via ragazzi, col bro si torna al villaggio. Sai che pensavo andasse? Digli quando c'hai, come hai fatto, quando c'hai creduto. Quanto sei stato tu? Ho detto, vado all'arrivo. Vado all'arrivo, stavo benissimo. Bravi ragazzi. Mi sono acutilati, ho detto. Eravate perfetti. Inquinate ancora di più per buttare dentro. C'era fuori una fuga, ho visto lui che si è staccato un attimo, ho detto, o dobbiamo chiudere. Poi mi ha detto, sono dentro in due. Comunque c'era un po' il vento dietro laterale così. Era perfetto. Sai poi cosa? Un Dubai ha fatto da dietro così. Fermate. I told you, keep attention to the wheel. Soddisfatto. Ma sì, quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, penso. La pelle è portata a casa. La pelle. Dacci un po' di dati. 46,5 di media, 2,78 watt medi. Carlo, notiziona, la Mon terzo con la Dubai Police, cosa ne pensi? La Dubai Police non ha voluto credere nella fuga dove c'era Jolax e Gilbo. Abbiamo quasi vinto la fuga. Eh sì. Qua decidono loro come si fanno le gare. Se mi dà la maglia io svengo. Stai contrattando la maglia della Dubai Police? Io svengo se mi dà la maglia. Eccolo là. Non gliela darà mai, ma giustamente. Stanno scambiando il numero di telefono, chissà. Com'è finita allora? Ho detto che mi dà la maglia. Gara finita, bici ancora intatta, corpo intatto. Qualificazione presa. Manca una borraccia qua, riparato con due, l'ha lanciata come pro che la lancia per diminuire il peso. Esatto, la seconda borraccia era piena e l'ho scaraventata nel campo. Adesso dammi una spiegazione scientifica, in pianura. Prima, ho visto che c'era quella salitelle all'1%, come vento contro il sentire, come andasse lo stelio alla fine. Qui ha detto 650 grammi, la lancio via. E quando l'ho lanciata ha fatto una botta assurda e tutto il gruppo si è girato. Perché hai deciso di venire a Dubai, con tutti i posti belli e caldi nel mondo che ci sono, per esempio le Canarie dove vanno tutti, Tenerife, ok? E poi cosa ti ha colpito, come dici sempre, della loro mentalità? Allora, intanto il clima qua è molto meglio, veramente temperato, a parte quando parti la mattina prestissimo, però qua non è mica come le Canarie che vai via con i manicotti, con giacavento, con le cose. E poi la cosa importante è, uno, la sicurezza, che tu lasci la bici ovunque, nessuno tocca niente, lasci la macchina aperta, lasci la casa aperta, lasci qualsiasi cosa incustodita, non c'è nessun problema. Poi anche che nessuno ti dice niente, nessuno ti giudica. Gente che si allena, con cui allenarci, ne è conosciuta. Per forza, anche per quello si bisogna venire qua, perché qua ci sono i gruppi. E poi puoi decidere come allenarti qua, salita, pianura. Non è che c'è deserto, pianura, compensa la gente, basta. Esatto, anzi, sono mille salite lunghe, pendenti, cioè salita solita già per
abbiamo già visto 35 km. Quella del UAE Tour, docetta e poi via pranzare. Ultima notizia, cosa hai detto? Guardando qua un po' le statistiche. Ho fatto un garone e quindi mi sono qualificato. Posizione? 14esimo di categoria, quindi facile. Si va al mondiale allora. Fantastico. We are back to Lulu Market. Subito dopo la gara viene qua a mangiare, entro mezz'ora, perché i carboidrati ci servono subito. E invece no, sono le due. Anche oggi Gio mi porti a mangiare dopo uno squanto. Mangiamo dopo 10 ore della gara. È saltato il protocollo. Il protocollo è saltato, nessun recupero. E le lasagne col pollo non ci sono. La lasagna mitica, altro che cibo, lasagna italiana. Verdure con pane fritto, un po' di pollo anche dentro. Davvero atleta. Adesso un po' di carbo per finire, un po' di zucchero puro. Buon pomeriggio ragazzi, quella di oggi è una giornata infinita. Stamattina sveglia alle 3, come dicevo, gara, tempo di andare a casa, strade infinite, per ogni spostamento minimo un'ora. Ora siamo qui, non so neanche il posto di preciso, sono le 4, abbiamo pranzato con calma, è arrivato il momento del podcast con gli amici di Solo Wattaggio e il grandissimo Joe sarà ospite per una puntata e dopo ovviamente si registrerà l'intervista col capitano. Piove 4 giorni all'anno, gli è arrivata l'allerta meteo, 4 giorni all'anno e oggi è quel quarto giorno. Però anche tu Kaiser comunque hai strisciato il guardrail, hai perso 50-60 metri, scarpa nuova già tutta brasata. Il fastidio più grande, sì, il fastidio più grande di giornata è aver brasato la scarpa. Allora Gio, siamo arrivati da Massimo, il nostro caro amico, per mangiare la pizza italiana. Guarda qua dove mi hai portato, guarda qua dove siamo. E siamo a Dubai Marina, posto da turisti puri. Esatto, oggi facciamo i turisti per un giorno. Una volta ogni tanto mangiamo sano anche. Pazzesco, cena italiana, pizzettina top con i nostri cari amici di Solo Wattaggio, con i due soci principali, due colossi. Prendo come quelli giusti, guarda che atleti. Grazie mille, becchiamo, facciamo qualcosa di scena. Cosa facciamo con un due di picche? Sempre con un jack di picche, se no non si può andare in bici. Si piega, poi si molla la ruota, si infila questo tra le pinze del freno. Finché aspettiamo qua che ci fa benzina, quanto costa qua il litro? 0,70. Assurdo. Rispetto a una volta che costava prima 0,35, poi 0,50 e ora sui 0,70. Noi ce la sogniamo. Caffè al polo del Mac ragazzi e si vola. Qua rispetto in Italia siamo in astinenza di caffeina. Non è tutto oro quel che luccica. Qua cosa abbiamo? Questa è la vera Dubai. Sono i local. Sì esatto, i local, quelli che lavorano qui, quindi tutti quanti indiani e pakistani. Scuola femminile. Solo donne. Solo donne. Siamo finalmente arrivati a Dal Kudra. Guardate che roba ragazzi, verde che neanche da noi in Italia, in questa vegetazione non so come sia possibile. Shooting Day, Giovanni, primo grande esponente, primo grande ambassador internazionale. Questo è il posto top dove allenarsi, quindi hanno fatto questa ciclabile che parte dalla città. Qua si possono fare 250 km non stop, quindi con watt costanti. Poi c'è Safari e qui c'è la mappa dove si può vedere il circuito principale con le varie varianti. Non si parcheggia qui ma si parcheggia giù, quindi fai quasi 20 km a salire e 20 a scendere e poi qui scegli quanti chilometri fare. C'è il primo anello che sono 45 km e poi puoi aggiungere ogni altro anello che sono 25 km più o meno e puoi andare fino a 250 km in totale. Ci sono anche ristoranti, bike store, centri dove noleggiare la bici. Cosa abbiamo di preciso, te che sai tutto perché sei un local? Qui c'è il noleggio bici della Trek, poi abbiamo il classico posto dove ci si ferma a bere il caffè con un piccolo supermarket, l'immancabile benzinaio o il mitico ristorante nascosto, quindi tutto quanto costa un euro e si mangia di tutto. Però qua non è una sciocchezza che sono gli ultimi arrivati per quanto riguarda ciclabili, ciclismo, sport. Qua sono avanti anni luce. Eccolo qua, record Guinness holder, pista più lunga del mondo. Questa qui è la classica local di qualche famiglia reale o qualcuno importante che è seguita dalla scorta. Qui è dove si è allagato con la pioggia indotta. Loro fanno piovere, praticamente buttano delle sostanze nelle nuvole e fanno piovere più giorni all'anno. Guarda prima pure questo pratino live, cioè cose assurde. Ragionate un attimo, ditemi com'è possibile che un albero possa crescere in un clima del genere. Allora questo qua è il trucco per entrare nel deserto, perché si può costeggiare tutta la ciclabile. L'importante è non andare sulla ciclabile con la macchina, perché sono curate nel dettaglio, mi dicevi. 24 ore la puliscono. Tempo di montare la bici e via. Si inizia con lo shooting dei nuovi completi, Giovanni. Onorato di indossare per primo assoluto questi completi per uno shooting international. Onoratissimo. Toglimi il dubbio, ma se buchi in mezzo al deserto non è niente.
Allora, se hai il telefono, chiami e ti vengono a prendere. Se no, ogni tot chilometri c'è una SOS lungo il ciclabile. Pensate un po' che per avere questi completi abbiamo fatto gli straordinari con il mio fornitore di fiducia GoPressia, e ha fatto avere al capitano i completi in tempi record per venire qua a Dubai a fare le foto, perché questo viaggio qua subito era in programma da mesi, poi questo qua mi sa che salta tutto per vari problemi che ci sono stati, ok? È una settimana dalla partenza, domenica scorsa, mi chiama il grandissimo Joe: capitano, prontiamo al volo che qua bisogna venire a fare le foto dei completi, la gara, e voglio documentare tutto. Ce l'abbiamo fatta, ma è un lar vale per tutto, non solo nello sport. Va che roba qua, il completo Ecuador dedicato e fatto in onore dei nostri cari amici Enrique Braulio. Teschio con il baffetto spaziale, spaziale. Carichiamo la bici in macchina per la 38esima volta in 3 giorni. Ore 5, tra 2 ore si va in aeroporto, perché stasera alle 10 abbiamo il volo di ritorno per tornare in patria, in Valpolicella. E ora ultimo shooting di questo corto ma intenso viaggio. Ora si passerà al completo, quello classico nero e bianco, e abbiamo scelto di passare dal deserto allo skyline di Dubai. Shooting done. Finish. Termina qui l'avventura, grazie mille, mano sinistra perché qua si fa il video, e mai molare. Ci vedremo, non finisce qui l'avventura a Dubai. Appena iniziata.